Ciao a tutti ragazzi, problemi da risolvere. Niente, senza portarvela per le lunghe, l'ultimo giro in fuoristrada che abbiamo fatto con gli amici del club, danno al fuoristrada, semiasse, giunto omocinetico, macinio generale nell'asse anteriore, nel ponte anteriore. Vi faccio vedere come si smonta, non più che altro come si smonta, non perché già ho smontato tutto, più che altro come si monta tutto da capo. Semiassi, giunto omocinetico, tutto l'avantreno dei Toyota con ponte da 9,5. Va bene? Vediamo questo video, vi faccio vedere tutto il danno e poi vediamo come fare i lavori. Macchina completamente smembrata, tutto il ponte è smontato. E purtroppo quando succedono questi danni va lo smeriglio dentro il ponte, quindi bisogna stare tranquilli e pulire tutto. Vedete, da questa parte un po' di meno, perché qui il danno non c'è. Vi faccio vedere dall'altra parte. Allora, lato anteriore destro, questa è la boccia che, come vedete, è verniciata, perché in realtà queste qua sono color acciaio. Siccome io la stuccai e la verniciai perché presentava delle porosità, quindi è nera. Vabbè, comunque il problema è qui dentro. Come vedete, qui tutta la superficie è stata tutta smembrata. Qui c'è un consumo anomalo, c'è una fossetta normalmente, però qui si è consumato ancora di più perché il giunto omocinetico ha sbattuto così e anche così. Quindi ragazzi, guardate che macinello. Questa è la sede del parolio, questa qui, tutta smandrappata. Adesso dovrò vedere come ricostruire la sede del parolio. Sicuramente userò qualche stucco di quelli che uso normalmente, perché saldare qui dentro non è proprio l'ideale. Va bene, inoltre, dentro proprio il ponte qui, proprio dentro, c'era una ghiera che vi faccio vedere adesso. Questa qui, ragazzi, questa qui non la possiamo mettere, come vedete è più grande e da qui non va. Questa va inserita dall'interno del ponte. Quindi già smontato differenziale e tutto, sono stato costretto a togliere i semiassi da una parte e dall'altra per smontare il differenziale, che adesso vi faccio vedere. Poi ho dovuto togliere tutta la contaminazione da trucioli per bene, spruzzando del gasolio in pressione con la lattina del gasolio in pressione, e poi abbiamo pulito con degli stracci inserendoli a palla dentro i tubi del ponte e poi spingendoli. Prima di montare il tutto verrà ripulito al massimo, perché non voglio rischiare, bisogna fare per bene questo lavoro, altrimenti i trucioli possono andare dove vogliono e rovinare tutto. Quindi qua c'è già un lavoro infame per smontare tutto questo, bisogna smontare disco, tutto, pinza, freno, vedete? Bisogna scollegare un attimo il tubo del freno, questo qua, che è flangiato qui. Sono due coppiglie, una rondella piana e una rondella AC, un C-clips. E poi l'ho ricollegato per non perdere molto olio, però è ricollegato in modo così provvisorio con le fascette, sta appesa qui al gancio dove c'era la barra stabilizzatrice che è stata abolita già da tempo. Ok, adesso vediamo gli altri pezzi che ho smontato. Partiamo da qui. Qui c'è il disco con tutto il mozzo, dove ci sono due cuscinetti conici che poi si regoleranno. Vi farò vedere come fare il tutto. Vabbè, qui abbiamo tutto l'anteriore che vi ho fatto vedere prima. Questi sono tutti i pezzi che stanno solo sulla ruota destra, mozzetto, tutti gli apparati della ruota, anche il distanziale, flange, flangette, dado e controdado. Tutta questa roba qua, e poi ci sono i perni dei cuscinetti conici, questi qua, uno e due. Qui va il cuscinetto conico per il fusello dello sterzo, ovvero questo. Praticamente va un cuscinetto di qua e un cuscinetto di qua. Anche questi si presentano abbastanza macinati, vedete la parte superiore. Questa verrà mollata un pochino per pulirlo, perché comunque l'altezza può anche variare un pochino, non succede niente. Poi qua ci sono tutti i dadi. Questi ragazzi non dovete spostarli perché
altrimenti dovete fare una procedura macchinosa che comporta il fatto di avere uno strumento specifico, che poi magari vi farò vedere in un altro video, oppure in questo vedremo un attimo poi il da fare. E questo è l'altro perno collegato con la barra dello sterzo che va a collegarsi. Questo è il semiasse sinistro col giunto, che vi farò vedere come si disaccoppiano. Sta bene, però cambierò anche questo giunto perché comunque non è tanto, sta un po' consumato. Questo invece è il differenziale, ragazzi. Differenziale che è stato lavato col gasolio, spruzzato, soffiato per bene per evitare qualsiasi tipo di problema. Come vedete c'è un blocco LSD originale Toyota anche all'anteriore. Praticamente io ho due blocchi a slittamento limitato, che sarebbero mai al 100%, però comunque ti aiutano con le frizioni a superare degli ostacoli. Basta non fermarsi mai, perché da fermo praticamente non funzionano come un blocco. Ok, anche da questa parte ho smontato tutto, tranne il fusello perché comunque sta bene, non è arrivato nessun tipo di detrito qua. Verrà tolto tutto il grasso bisolfuro di molibdeno che vedete dentro e comunque verrà controllato il paraolio, sicuramente lo cambierò. Il paraolio sarebbe questo, ragazzi. Non si vede perché c'è il grasso comunque. Qua. Qui c'è il paraolio. E poi dietro in fondo vedete la rondella che si è tolta dall'altra parte, che andremo ad inserire da dentro. Vedete il tubo fino in fondo? Praticamente dietro lì andrà la rondella che vi ho fatto vedere prima. Vedete il tubo pulitissimo dentro, lindo e pinto. Adesso passiamo all'horror. Serata horror. Quindi, che dobbiamo fare qua con questa macchina per ripristinarla? Vi faccio vedere i pezzi da sostituire. Vabbè, dobbiamo prima inserire questa, come vi dicevo prima, da dentro la palla del differenziale, dove si inserisce la pera, dobbiamo inserirla e batterla in sede. Questo è tipo una rondella che non fa andare più di tanto olio oltre questa soglia qui, per affaticare meno il paraolio effettivo. Vabbè, comunque. Che abbiamo fatto come danno? Allora, questo è il semiasse completamente maciullato. Completamente maciullato, le cave tutte distrutte. Qui c'è il fermo e qua c'è un altro fermo, praticamente. Fermo 1 e fermo 2. La sede di questo proprio non c'è più. Ok. Poi abbiamo qui il mozzetto e qui c'è sta boccola di ottone, la boccola di ottone che presenta inclusione di acciaio. Questo qui l'acciaio che si è incluso proprio dentro, si è smantellata, distrutta. Quindi queste due le sostituirò, una da una parte e quella dall'altra parte. Queste boccole qua di ottone, va bene, guardate ragazzi come si è distrutta. Purtroppo questa va a lavorare qui, lavora qui su questa sede qui e c'ha l'asco, come vedete, nemmeno più di tanto, però comunque c'è ed è assai. Quindi verrà tolta questa e messa la boccola nuova e poi vediamo qui il danno pesante, praticamente il giunto omocinetico distrutto, guardate, distrutto. Questo dovrebbe essere liscio, adesso vi farò vedere quelli nuovi così vedremo la differenza. Completamente smantellato, guardiamo qua dentro, un sbrindellio. Questo è metallo pesante, non è acciaio normale, sono acciai abbastanza rinforzati. E qui vediamo la gabbia con le cave che vanno a lavorare qui. Cioè praticamente questa è una gabbietta, una stella dove scorrono le sfere, vedete qui la parte delle sfere distrutta, più la gabbia che mantiene le sfere, che purtroppo non ho ritrovato molti pezzi, tutto il resto è andato macinato. Questo era il paraolio, guardate, sbrindellato. E questi sono i due cuscinetti che, come vedete, anche loro sono sbrindellati, spaccati, demoliti, sboccolati al massimo. Questi sono i cuscinetti originali Koyo, made in Japan.
però questa volta non li metterò così, metterò i primi come cuscinetti utili, perché comunque non fa niente, sono buoni lo stesso ragazzi. Questi facevano parte di un kit completo che ho preso dall'Australia, tutto l'avantreno, però non vale la pena, se li prendiamo sfusi costano una cifra. E poi ci sono le biglie, le sfere che c'erano dentro, tutta la trasmissione qua grava qua sopra. Anche queste sembrano perfette, però sono anche abbastanza demolite. Guardate i segni del... Comunque ragazzi, vi faccio vedere quelli nuovi. Per questa volta me la caverò con una spesa abbastanza irrisoria. Perché? Perché ho un semiasse nuovo, sempre usato, però originale, che va benissimo. Quello corto, questo qua. Per fortuna quello lungo è buono, che ce n'è uno corto e uno lungo in queste macchine. Quello lungo originale che ho è buono, perché quest'altro, purtroppo anche questo, si presenta tutto corroso. Questo l'ho trovato già così quando lo smontai, perché il precedente proprietario praticamente aveva fatto entrare l'acqua che ha lavorato, vedete? Quindi questo è inutilizzabile. Cioè si potrebbe usare anche in emergenza per sostituire provvisoriamente un giunto, uno semiasse rotto, però non lo butto proprio per questo, però diciamo che è inutilizzabile. Vedete le punte delle spline come si sono fatte? Si sono fatte a punta, non hanno più la parte piatta come sotto qui, quindi non va bene. Ed inoltre avevo già in magazzino, perché li avevo comprati tempo fa, due giunti omocinetici nuovi, eccoli qua. Questo è il giunto, guardate questo qua e guardate questo qua, la differenza. Qui ci sono tutti i pezzi al loro posto, qua è tutto distrutto, purtroppo. Questo lavora così, faccio una prova così, non va nemmeno, vedete? Vabbè, mettiamo questo qua buono, vediamo come va, così. Allora, questo qua gira sempre, questo, il semiasse, quindi noi giriamo in sterzata, andiamo a ruotare questo qua. Questi sono i pezzi che si sono distrutti praticamente, ragazzi, guardate. Si sono sboccolate le palline. Questo perché? Perché quando mettiamo le gomme gigantesche, specialmente ricoperte come quelle che ho io, che fanno pietà, e quando diamo degli strappi più aggressivi si rompono, ragazzi, questo è il punto debole. E quindi questa volta è l'ultima volta che monterò questi giunti di concorrenza. La prossima volta metterò i giunti rinforzati con i semiassi rinforzati della Longfield, così dovremmo stare a posto a vita, perché dicono di essere garantiti a vita. Vedremo. Questo è il semiasse lungo sul quale c'era il giunto. Niente, vi dicevo prima nel video che vi avrei fatto vedere come toglierlo, però purtroppo non si è tolto subito, quindi l'ho dovuto dare martellate a morire e si è rovinato un attimino il mille righi di qua. L'ho dovuto riprendere tutto con la limetta e col Dremel, perché il giunto non andava più. E adesso ci va perfettamente. E poi andrò a riprendere, perché qui abbiamo problemi nell'inserimento dei cuscinetti, perché anche questi qua si sono rovinati. Questo qua, il cuscinetto non va più perché ci sono grati dentini qua, quindi li devo togliere tutti. Vediamo adesso di farlo con il flex un attimino, lo abbasso. Roba da pazzi. Dopo un po' di spippolamenti col flex, col Dremel, il cuscinetto va. La superficie qui del perno, la parte superiore, è stata abbassata perché stava tutta smantellata. Ho tolto tutto di trucio e le parti imperfette per fare questo lavoro qua. E poi vi volevo far vedere la specifica dei cuscinetti. Allora, questi sono gli originali Coglio.
questa a sinistra, queste a destra sono degli SKF, vedete? Sembrano diversi, guardate, cioè sono diversi. Hanno i rullini diversi, quelli giapponesi sono più piccoli e molti di più di numero. Questi qua sono di meno, però sono più grossi. Cambia anche l'inclinazione del cuscinetto, più o meno. Però come montaggio finito sono uguali perché con la RAL poi sviluppano le stesse ingombri, sia interno che esterno e altezze varie. Quindi questo è un altro cuscinetto papabile. Si vede? Perfetto, ce li avevo da un'altra volta e ho provato il loro ingombro per farveli vedere qui nel video. Questi sono i vecchi smandrappati invece, vedete ci vanno. Ok. Inoltre è stato smontato anche dall'altra ruota tutto. Vedete qui la parte, il parolio è integro. Questo qua è tutto integro, tutto a posto da questo lato qua. Però per premura ho pulito anche da qui perché i ragazzi, i trucioli potrebbero essere arrivati anche da questa parte. E adesso vi faccio vedere la differenza. Vedete qui? Questa è la boccia buona. E adesso vi faccio vedere la boccia cattiva. Ragazzi, questa è la boccia smembrata. Con mio grande stupore ho constatato che con qualche lavoretto di Dremel la sede del cuscinetto è salvata, del parolio, dicevo, perché è quella interna, vedete? Ecco qua. C'è un segno anche di riscaldamento, guardate dentro. Il colore, spettacolo. Però dovremmo aver salvato tutto perché mo pulirò tutta la sede del paraolio e toglierò tutti gli spigoli che ci sono dentro e monterò tutto nuovo perfettamente. Quindi ragazzi, che vi devo dire? Questi sono lavori frustranti, però purtroppo quando ci vedono fuori strada è così. O ve li fate voi questi lavori o li fate al meccanico, quindi capirete che c'è un'ingente quantità di tempo che se ne va, quindi sono lavori difficoltosi. Che vi devo dire? Questo succede, questo macinio succede quando noi esageriamo. Praticamente io ho le gomme ricoperte che non sono ottimali perché pesano molto. Quindi quando noi andiamo a fare fuoristrada estremo, dove la macchina purtroppo non può andare in aderenza, che andiamo ad accelerare, ad ammartellare, prima o poi i giunti originali cedono. Vabbè, i giunti più grossi, la componentistica più grossa delle trasmissioni ce l'ha il Padro GR, quello sono i più maggiorati di tutti i fuoristrada. Però il Toyota non è da meno, questi sono da 32 mm la grossezza dei semiassi, ragazzi, quindi sono già semiassi da camioncino, non sono più da autovettura. E nonostante questo li rompiamo, perché il punto debole è proprio questo, il giunto omocinetico. Poi i miei erano di concorrenza, Japan Parts, quindi non è un prodotto. Per camminare su strada sono buoni, però appena iniziate ad andare fuori strada spaccate tutto. Quindi questa è l'ultima volta, l'ho detto anche nel video, che farò il ripristino con pezzi commerciali. La prossima volta prenderò i giunti e i semiassi rinforzati. Poi vedremo che cosa si romperà. Perché nella catena cinematica della trasmissione c'è sempre un anello debole, in questo caso è il giunto. Però andando a rinforzare questi giunti potremmo anche rompere cose più grosse, tipo coppia conica, differenziali e quant'altro. Va bene, ragazzi? Che vi devo dire? Questa è la prima parte. Lo smontaggio, tutti gli accorgimenti che bisogna fare prima di fare il lavoro. E poi, appena mi arriveranno i componenti, farò la seconda parte e vi farò vedere tutto il montaggio, come fare proprio il montaggio a regola d'arte con tutti i precarichi dei cuscinetti, sia cuscinetti ruote, sia cuscinetti fusello e tutto. Quindi ragazzi, ve lo allegherò poi a fine video, vi metterò il link appena sarà pronto il prossimo video e faremo la conclusione di tutto l'avantreno, di come si monta, si revisiona l'avantreno ponte rigido dei Toyota Land Cruiser, che poi è molto simile ad altri fuoristrada che si può prendere esempio. Vabbè, se vi è piaciuto il video ragazzi e condividete le disgrazie fuoristradistiche, mettete like e chi non è iscritto iscrivetevi al canale che vi faccio vedere sempre video di motori, meccanica, motorini, macchine, tutta sta roba qua. Bene, ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.